Bentornati nel mio canale O benvenuti nel mio canale Io sono Valucia Sims E oggi siamo di nuovo qui ragazzi Con un nuovo episodio del nostro progetto Alone E siamo in questo ristorantino ragazzi Creato la versione originale di Shy Lee 7890 e poi comunque questa è la versione di uh, Gramanda 28. È veramente molto carino. Io volevo una cosa mh, semplice comunque ragazzi. E quindi sì, l'ho scaricato, ho portato alcune modifiche perché ho immaginato che Maynard questa, questo pomeriggio insomma abbia detto alla nostra Madeleine. Mi raccomando carotina. Vestiti carina perché ho una sorpresa oh, va, per questa sera. Cioè. E lei, ragazzi, si è messa tutta in tiro. Guardate quanto è bella. Guardatela con questo cerchietto, con solo questi due fiorellini che escono fuori da questa acconciatura pomposa. Ragazzi, lei veste in modo molto semplice, comunque, no? E lui, ragazzi, tutto in tiro, guardatelo, mamma mia. Um... Tesoro, sei stupenda. Oh. <ride> oh, Maynard, dici davvero? Mi sento sempre un po' impacciata <ride> quando <ride> metto le lenti a contatto. E lui, ma no, tesoro, le dirà: Sei bellissima. Accarezza la guancia, <ride> assolutamente. So oh. Insomma, mi lasci come una statua. Non sono abituato a vederti così in tiro. Complimentati per l'aspetto. Lui dirà, sei sempre bella e strepitosa, però questa sera, non lo so, hai una luce diversa. E lei, oh Maynard, sei tu. Che sei, che sei così dolce. E lui esprimerà affetto. Tiri fuori il meglio di me. Oh, ma no, sei tu fuori Il meglio di me, il lato migliore di me. Il più buono, il più bello Ed è solo grazie a te, oh, wow, questo primo piano Che sorride ogni giorno E lei, oh Maynard Sei davvero dolce Quindi lei lo bacerà eh, Ovviamente ragazzi, ma che... che non me lo bacia il caro Maynard E poi flirta anche con lui Anzi prima magari flirta con lui, dai Prima flirta un pochino, fai un po' la preziosetta Ehm, um, dai Flirt, e poi un bel bacio ci sta. Oh, no, vabbè, prima il bacio, eh, lei è lei una che si butta. Tesoro, questi pensieri, eh? eh? Cosa stai pensando? Mi raccomando, eh? Oh, e poi quei fiori che mi hai fatto trovare questa mattina. Meinard, sei così romantico. E lui, beh, sono andato a coglierli proprio per te. Dai, ah, yeah. ok, beh, abbiamo capito. Insomma, con calma, ragazzi, ecco. Sei amichevole con Maynard, perfetto, va bene. No, non coltivare tesoro, adesso non mi sembra il caso di coltivare qualcosa. E stringi Maynard. Quindi lui, ho prenotato, vogliamo andare a mangiare qualcosa? Sei affamata? Ma veramente non tanto. Mm, no, Maynard. Visti i pensieri di poco fa, eh, non sembra affamata di cibo, lasciamo stare e lei lo stringerà, dirà... Non è uno scherzo, insomma, ti ho portato in questo posto bellissimo. Cosa le stai dicendo? Oddio. Certo avrei potuto portarti qui con il Ferrari che avevo, ehm, come dire, <ride> prenotato per l'occasione. Sarebbe costato diversi Simoleon, ma... Per te questo è altro tesoro e lei, beh, Maynard, non mi serve la Ferrari quando a te, anche perché sfrecciare sull'isola con la Ferrari e poi la Ferrari inquina, ecco appunto Maynard, te lo deve dire lei, Eh, scusami, eh, ma ci dovreste arrivare da solo. Quindi, se amichevole con Maynard, appunto, lei farà um, amichevole. No, non no, ti prego, non sensibilizzarlo anche oggi perché veramente, mh, insomma, no. Eh, dai, complimentati piuttosto per l'abito Comunque anche tu sei splendido ah, Sei così bello, guardate come lo guarda Davvero, mi hai lasciato come una statua, Madeleine Sei ogni giorno più bella Beh, tu mi togli il fiato e mi rendi sempre sorridente, Maynard Ecco, sì, dopo vi andate a fare anche una cantata Perfetto, quindi il nostro eh, Che appunto ha prenotato, ragazzi, in questo... Posticino adorabile, guardate che carino che è. Lo adoro. Io ho sistemato questo angolo qui perché c'era tipo una piscina. Però, prima di tutto, ragazzi, stiamo sul mare, non mi sembrava um, il caso. Secondo non me l'aveva collocata correttamente, quindi ho preferito sistemare così. Qui, ragazzi, c'è la sala comunque. Io ho aggiunto questi due uh, karaoke. Qui, invece, abbiamo l'angolo bar. E tutti qua state già, mamma mia ragazzi Eh, va bene E qui c'è la cucina Qui i bagni, insomma Devo dire, molto molto carino Mi piace tantissimo Ah, eh, qui ho collocato anche eh, un'altalena Qui si può prendere il sole, va bene, di giorno Mi piace, mi piace veramente tanto Allora, dunque, vediamo un po' Volevo mettervi un po' isolati È possibile prendere questo tavolo? Ah, ma sei sicura, tesoro? Che non vuoi mangiare altro? Beh lui ragazzi insomma si preoccupa eh, Non è da lei insomma mangiare così poco uh, Immaginiamo che dela della giornata ma in realtà sta in chiedendo Sei sicura tesoro? Non è da te insomma aprire la bocca per ingurgitare così poco cibo E lei ma sì, tesoro non ho molto appetito Sai, stavo pensando ancora a quella mia ricerca sulle tartarughe marine. Sì, ma non lo ammorbare con le tartarughe marine, cioè è importante per carità, però ti prego. Sai, la tutela del mare. Insomma, è sempre quello, non voglio annoiarti, però a me è veramente... Ecco, come male ci sei arrivata. Quindi buttiamola un po' sul, sulla battuta. Vediamo, vediamo, vediamo Aneddoto divertente Ti ricordi, tesoro? Eh? Quando siamo andati sulla spiaggia giorni fa E quel gabbiano <ride> Sì, insomma, sarebbe stato meglio cadere su una buccia di banana Piuttosto che essere ricoperti <ride> Hai capito di cosa, no? Lei Sì, Maynard, non è il caso di parlarne a tavola Ebbene, eh, infatti sì, Maynard Che cappero, però pure tu me la fai incavolare così eh? Scusami eh, non, non, non me la fastidire subito, cerca di riprenderti, cerca di riprenderti. Eh, uh, sì, fai un'imitazione. Eh, sì, sì, hai ragione, scusa. Piuttosto l'hai vista la signora? È quella che ci ha fatto accomodare? Eh, Beh, è una persona, ma una tipo un po' strana. E non so anche tu? Biscottino? Lui farà la battuta, yeah, farà l'imitazione Piuttosto ma qui dove mi hai portato non costerà troppo Maynard droba, droba, droba. Oh dai niente sì. chiacchiere inutili tesoro Can Sto niva. dicendo eh? Comunque quella signora ha più muscoli di me Bene Maynard <ride> non ci vuole tanto eh? Voglio dire persino il mio gatto perciò figuriamoci e lei ha questa ride, ragazzi, sì, ha questa ride perché e racconta una storia stravagante, magari che ne so, tipo, sai, ho sentito una storia dell'isola, no? Una volta viveva un pittore qui, no? Molto famoso, ehm, che pensa fu sbranato da un orso, non è una storia strana? Maynard, ti stai mh, vagamente, mh, come dire, incartando, caro? Sì, pensa che c'era chi Ma diceva che uh, ehm, avesse come dire trasformato il suo corpo in un robot per sopravvivere. Eh? Altri invece dicevano che era stato trasformato in un rospo. Ma chi lo sa, vero? Eh, non lo scopriremo mai. E lei. Maynard, eh, sì, è una storia interessante. Eh, sembri strano. Tutto bene? Biscottino mio, certo. Esprime ammirazione, del tipo per avere una fantasia del genere. Yeah. Comunque sì, hai sempre avuto una grande fantasia, Maynard, perlomeno da quando ti conosco. Beh, ricordati, tesoro, la fantasia è importante. Lei, beh, sì, se lo senti, tesoro, non ci vuole una scienza per capire, insomma, che tra noi due le cose sembrano andare bene, giusto? E lei, beh, sì, biscottino, perché mi dici questo? E lui, no, beh, sai... Volevo parlarti di una cosa, in realtà. Ehm, magari non qui, insomma. Non so se questo è il luogo migliore in cui parlarti di quello che avevo in mente. La ah, ho mangiato divinamente. Beh, Madeleine, non pensare al cinema. Vedi, Stellina mia. Non so se questo è il luogo migliore Campini. dicevo dove parlarti di ciò che mi è venuto in mente. Ecco. E lei. Ma Maynard, puoi parlarmi ovunque. Lo sai, c'è. Cioè, c'è qualcosa che ti affligge Ma no, tesoro, come potrebbe Da quando stiamo insieme Ci sono solo giornate di sole nella mia vita Hai migliorato La mia esistenza, Madeleine Voglio che tu lo sappia Mi hai reso un uomo migliore E lei, oh Maynard Lo stesso, davvero Lo stesso vale per me Io provo la stessa cosa Guardateli come sono emozionati Mamma mia, ragazzi, guardateli Tutti eccitatissimi Eccola lì non posso essere più felice! Ecco, il ritratto della gioia. Ragazzi, Madeleine è veramente il ritratto della gioia. Eccovela qua. E non è neanche bevuto, ma tante volte è stato il succo di mela frizzante, tesoro, non lo so. Va bene, ok. Quindi lui a questo punto le fa, comunque dimmi... Sono curiosa, di cosa volevi parlarmi? E lui flirterà, ovviamente, con lei... Facciamolo, però, a Meynard, obiettivamente. Vai. Flirta con S lei. S dimmi, dimmi, sono curiosa. E lui, beh. Come dirtelo? Sei. più bella di un mazzo di rose rosse, Madeleine. Oh, tesoro, volevi dirmi questo. Questo puoi dirmelo in qualunque momento. E lui, beh. Non è solo questo Quello che ti vorrei dire Oh cappero mi sudano le mani Tipo lui Non riesce a mangiare l'ultimo pezzo di dolce Perché gli stanno sudando le mani ragazzi Cioè Io non lo so um, Offri un massaggio Però magari asciugati le mani prima e lei... Sei agitato Insomma e neanche dovessimo partecipare a una partita di baseball. Lì sì che sarei agitata visto che siamo negati. E lui, eh, beh, sì, in effetti. Dopo essersi asciugato le mani, hai bisogno di un massaggino? Ti vedo un po' tesa. Lei, ma io veramente sono rilassatissima, tesoro. Sei tu che mi sembri un po' teso, lui dici. Guardate la faccia. Guardate la faccia. Dici, ti sembro teso. E lei, eh, sì, biscottino. Di cosa devi parlarmi, dico davvero Ecco, è difficile per me Sai, non sono abituato E lei Maynard, come puoi parlare di tutto? Vogliamo spostarci un pochino, insomma Non voglio fare la figura dell'ama Voglio stare un po' da solo con te, ecco E lei Beh, ma certo Allora Che ne dici, vogliamo Stare un po' qui? E lei Beh sì, c'è una così bella serata Guardateli che carini, oddio ragazzi, adoro Madeleine, adoro anche Maynard, però guardatela, come si fa a non adorarla Madeleine ragazzi, è troppo carina Ok, ehm, eh su tesoro dai dovete insomma parlare yeah, beh. Allora cosa volevi dirmi? Beh non è semplice sai, beh eh, avanti dillo oh. E lui, beh, non so come la potresti prendere. E lei, oh, Maynard, sai che puoi parlarmi di tutto, no? E lui, ragazzi, questo vuole chiederle. Eh sì, sposati con Madeleine. Lui vuole farle la proposta. E lei, dai, Maynard, su, parla chiaro. E lui, va bene. Allora, cosa vuoi dirmi? Oh, fa un tipo un respirone. Fa... Ok, uh -huh. vedi. Quando si gioca a baseball, no? Eh, si fa parte di una squadra e lei, sì, certo, ma cosa c'entra? Sta dicendo. E lui, no, ecco, ora ovviamente ci arrivo. Eh, Vedi quando si fa parte di una squadra Di solito Lui ragazzi si sta incartando proprio di brutto Ma di brutto ma di brutto Fa una conversazione profonda Bernard, oh, um, eh, non capisco Ecco cioè nel senso Anch'io vorrei una mia squadra capisci Cioè vuoi giocare a baseball Ma non, non hai il fisico da giocatore di baseball No non voglio giocare a baseball Madeleine. io Allora spiegati perché giuro che non capisco Sta dicendo lei è giustamente tesoro <ride> No, nel senso, oh, sai, eh, quando uno... Eh, scoppierebbe una guerra se tu giocassi a baseball da miretta. Eh, nel senso che ti massacrerebbero, oh. Maynard, secondo me. Okay. No, ma io non voglio effettivamente giocare a baseball. Ok, allora, Calo la maschera, ok? Eh, beh, direi che ora, perché non sto Lupi. proprio capendo. Ah, che oh, Vorrei fare squadra con te, Madeleine, capisci? Per tutta la vita. Ah. E lei... Eh... Siamo una squadra non di baseball però giusto? Non sta capendo Maynard, cioè nel senso effettivamente gliela stai mettendo in modo un po' no? Strano, eh, diciamolo, quindi farà un'altra conversione profonda. Eh, ecco, eh, sì, cioè nel senso no, no, non, non siamo una squadra di baseball. Eh, Faccio la maschera, so Maddalena. Eh, sì, eh, la seconda volta, ma vorrei Let's capirci go qualcosa go Maynard. Go Ok, oh, tu passeresti tutta la tua vita con me. Oh. <ride> ma certo, guardate la faccia, guardate la faccia, del tipo ma è ovvio. Certo che passerei tutta la vita con te Maynard, come potrei desiderare altrimenti? Cioè, io mi auguro insomma che tu resterai per sempre al mio fianco. Se lo vorrai, ovviamente E lui, beh, è proprio questo Ciò di cui vorrei parlarti Madeleine, io, ecco, io lo vorrei Tantissimo Oh, ma anch'io, Maynard oh, E quindi, è questo che volevi dirmi? Mi hai portata fuori vale. cena per allora, questo? Maynard Dimmi E lui, ragazzi Le accarezzerà la guancia? Sei così bella, Madeleine Io... Davvero mi auguro che resteremo insieme per sempre. E lei, oh, Meinard, è la stessa cosa. Davvero, che mi auguro anch'io. La bacia, ovviamente. Poi professerà, secondo me, amore eterno perché io ce lo vedo troppo a professare amore eterno. Ma che chiedi della sua giornata? Ma chi se ne frega? Insomma, in, que in questo momento, Meinard farà il baciamano. Magicamente, ragazzi, perché non sappiamo da dove le prendano, però, <coughs> offrirà una rosa. Perché sappiamo, insomma, che. No? C1. Professa amore eterno. Perché assolutamente sì. E poi, okay, ragazzi. Oh, fai un bel respiro, Menard. Tieni la mano. Perché immaginiamo che, appunto, le stia chiedendo la mano, ten tenendola per mano, ragazzi. scusate il gioco di parole. E a questo punto. Proponi le nozze, vai. Oh, oh. <ride> Io voglio sì. scrivere non solo un capitolo, Maynard. Tutta la vita con te, insomma... Direi che si è capito che i miei sentimenti sono sinceri e lui... Anche i miei, Madeleine. Lei... Ah! Cosa stai facendo? Ti sei, sei assaggiato la scarpa? No, tesoro, non è... Non è quello. Cosa fai, Maynard? Quello che... Aspettavo di fare da una vita con la donna sei giusta, tu, donna sei giusta, tu. Madeleine. L'unica che voglio nella mia vita. Oh, Dio mio, ragazzi. Vuoi sposarmi? Oh, mio Dio. Oh, mio Dio. Guardate la faccia. Oh, mio Dio. Certo, certo che voglio sposarti, Maynard. Lo voglio come? Sta qua! Sì! Voglio sposarti! Tesoro, mamma mia, che cosa sei! E lui? Sì! Ce l'ho fatta! Maynard, ci è voluta uh, una notte intera praticamente, ma ce l'hai fatta! L'espressione, ragazzi, di chi dopo tanto penare ce la fa! Oh, Maynard, è bellissimo! E lui... Mai, quanto te. Oh, mamma mia. Questi due io li amo. Fermi perché c'è una luna, ragazzi, meravigliosa. Peccato per il plumbob. Non posso passarlo al gatto. Il plumbob. Mannaggia la peppina. Veramente è una luna bellissima. Volevo fare una foto. Vediamo un attimo. Ecco, anche così mi piace. O anche così. Quanto sono belli Oh Maynard Sei felice Immagino dice lui Dica lui e lei Oh Maynard sono La ragazza più felice del mondo In questo momento E a dir la verità Da quando ti ho incontrato Oh ti amo Maynard Tenta però tesoro che Maynard è fragilino del lui. Guardate la faccia è Tipo Oddio, eh, ok Ti amo anch'io tesoro Mia piccola carotina Oh, ragazzi Come faccio non... a non amarli Alla follia Guardate la faccia di Madeleine Innamorata cotta proprio No ragazzi, cioè io questi due li adoro Che devo fare? Ditemelo voi Cioè li adoro troppo sono in assoluto una delle coppie, lo disse anche tempo fa. Che amo di più. Tra le mie partite, insomma. E quindi sì, i nostri sono fidanzati. Ufficialmente. Si è fidanzata ufficialmente con Maynard. E quindi ragazzi, direi che a questo punto. Sei felice, Tesoro? Ti sei fidanzata! E chi l'avrebbe mai detto quando andavi al liceo e tutti ti prendevano in giro perché eri una secchioncella, eh? Direi no, a parte il tavolo scacchistico. Io volevo in realtà vedere... Ecco, flirta con Maynard. Ok, qualche interazione con lui. Non la lettiera, tesoro. Ora con tutto il bene. E lei a questo punto dirà... Vogliamo... Fare un bagno? Noi due da soli? E i pesci? <ride> non dovrebbe piovere perciò, ti va, e lui, beh. Claro che sì. È ovvio. Quindi. Nuota senza vestiti. Lei non lo fa. Però nuota con Maynard lo fa. E come, ma certo, tesoro. Buttiamoci via tutti e due. E ragazzi, con l'immagine dei nostri che entrano in acqua, si concedono un bagnetto alle 5 del mattino. Io direi che noi possiamo veramente fermarci qua per questo episodio. Finalmente la proposta è arrivata. I nostri sono felicissimi. E io sono fel più, più felice di loro, vi dico, vi dico la verità, non vedevo l'ora. Eh, ho aspettato un po' perché. Non lo so, l'ho trovato più realistico comunque. Eh, per come li immagino, per come li immagino, eh, l'ho trovato veramente più realistico. Non sono due persone ehm, che si buttano, perché comunque nella vita hanno preso diverse fregature, diciamo, no? Magari non ehm, per quanto riguarda l'amore, però ragazzi eh, le hanno prese quindi. Ehm, non si sentono di non se la sentono secondo me di rischiare, ecco. Mettiamola così. Quindi ragazzi, se l'episodio vi è piaciuto, io mi auguro veramente con tutto il cuore di sì. Vi invito a iscrivervi al canale, mettere mi piace e lasciare un commento. Vi ricordo che nella descrizione del video potete trovare tutti i vari modi per contattarmi. Programmazione del canale, playlist, link ai canali di miei amici youtuber. Quindi mi raccomando ragazzi andate e iscrivetevi perché ne vale veramente, ma veramente, ma veramente la pena. Baciala in acqua assolutamente. E ricordatevi ragazzi, mi raccomando, campanelline sempre attive, non dimenticatelo mai. Quindi... Io vi auguro un fantastico fine settimana, una buona giornata o una buona serata, secondo il momento in cui guarderete questo episodio. Vi ricordo inoltre ragazzi che nella descrizione di questo video potete trovare il link anche al forum di The Sims Saga, me lo stavo per dimenticare ragazzi ma è importantissimo, e anche al... Um... Al sito, ecco, non mi veniva il link al sito della mia amica Tati, da cui potete scaricare tutte le sue fantastiche creazioni. Quindi ragazzi, che dire, vi lascio con questo bacio romantico. Fatemi sapere cosa ne pensate. Sul Sul Simmers. Mm -hmm. E non. Ah, no.